porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili. Dopo aver parlato con Giovanni La Rosa e con Giovanni Benedetto, non ho più un Giovanni, però era qui per caso, dovevo ascoltare, era troppa nostalgia di Salvatore Formato, dopo aver condiviso tante tante interviste, quindi do il ben trovato, il benvenuto sempre ai nostri microfoni. Buonasera coach, come stai? Come sta andando questa esperienza formativa con Giovanni Benedetto? Raccontaci. Bene, procede, procede. Diciamo che viverla a casa mia è meglio, perché quando puoi tornare a casa e il conforto dei tuoi cari è meglio. Però a parte gli scherzi, bene, sta andando bene. Adesso spero che vada bene anche da un punto di vista di classifica, di risultati, che al momento stanno migliorando, ma non ci vedono ancora in una zona di classifica tranquilla rispetto al campionato che volevamo fare inizialmente, ecco. Tu volevi battere la pallacanestro viola, era la C Silver pre-pandemia, sembra passata un'epoca, in realtà sono pochissimi anni fa. Gerbic gioca a Barcellona Pozzo di Cotto, un altro è tornato a casa, chi c'era altro? C'avevi l'inglese, c'è i Macelli che giocano. Comunitario. Adesso è extra comunitario, sì. Però gioca in Inghilterra, sì, sì. Si l'ho sentito poco tempo fa. Monacelli gioca a Isernia. L'ho sentito, sì, l'ho sentito, Daniele, sì, sì. Corsi e ricorsi storici, quindi non è una sfida qualsiasi per te. Sì, come l'altro giorno stavo guardando la partita dell'andata e il buon Simone Bellantoni ha detto nella telecronaca che quando era ormai finita la partita che non è riuscito ancora una volta a battere la viola, ed è la verità, ad oggi ancora devo vincere con la viola, quindi probabilmente domenica non andrò in panchina, lascerò Giovanni da solo, così la Delfes potrà trionfare sulla viola, e pensando la attenzione maledizione che lì c'è Marzullo sempre pronto a prendere qualsiasi tipo di posto da Avellino, quindi sarei attento. Saluta Alessandro, no, ovviamente. Sì, salutiamo. No, Marzullo ormai viaggia verso altri lidi ben più scuri, quindi non prenderebbe più il posto mio. Però a parte gli scherzi, sì, ci teniamo a fare bene, torniamo a casa dopo un bel po' di tempo, abbiamo giocato l'ultima partita a Forum il 23 dicembre, abbiamo giocato fuori casa a Ruvo perché è stata rinviata quella con Torrenova, quindi ritorniamo al Pala del Mauro dopo tanto tempo e siamo ansiosi di fare bene e di giocare una buona partita e ovviamente di raccogliere anche dei punti in classifica che ci servono. Salvatore, fuori Clashar, dentro Kekovic, che ne pensi? Che evoluzione può avere la tua avversaria? Credo l'evoluzione che tutti potrebbero immaginarsi, Dante andrà a occupare il posto, lo spot di tre, e lì ci sarà Franco Gaetano, Jan De Foll e Lazar Kekovic. Sicuramente la tipologia di squadra che sta portando avanti la via a me piace tanto, con i quattro dinamici tiratori, Lazar Kekovic. Ne parlai quando andammo a giocare a Molfetta con Gesmundo, è un bellissimo giocatore, probabilmente un 3 di A2, forse di A1, però non si è mai riuscito a esprimere al meglio e magari con Bolignano che ha tutte quelle situazioni, già dall'anno scorso con Totò Genovese per i suoi 4, molto dinamiche, molto di slip, di pick and roll senza l'angolo, eccetera, potrebbe trarre giovamento e magari fare una stagione ancora migliore di quella che stava disputando Molfetta. Tutti dicono, tranne quelle quattro che ormai stanno provando a volare un po' più avanti, e tranne Formia che al momento sembrerebbe, attenzione a Formia sempre, quella più indietro di tutti, tutti possono battere tutti, tutti potrebbero cascare nel play-out, tutti potrebbero occupare una piazza in post-season. Avellino e Reggio Calabria, a tuo avviso, dove possono arrivare? Avellino, credo, spero possa ambire tranquillamente a una salvezza, cioè diciamo la nostra ambizione è di salvarci senza passare per i play-out, realisticamente è quella la nostra ambizione e aspettando il ritorno di Marra e aspettando di poterci allenare finalmente al completo, perché comunque abbiamo grosse difficoltà, anche perché non possiamo attingere alle nostre giovanili, un po' perché non ci sono, un po' perché per il problema dei contagi è meglio limitare il numero di contatti al gruppo squadra,
Credo che nel momento in cui riusciamo a lavorare bene e a trovare anche un equilibrio durante la partita nelle rotazioni, perché poi adesso ruotiamo molto in 7, 6, 7, 7 e mezzo, quando ci sarà anche Alessandro con l'innesto di Carità, Airovic che è sempre più dentro il sistema di gioco di Giovanni, ci sarà l'imbarazzo della scelta una volta tanto, perché ultimamente diciamo non c'è granché in panchina e comunque le rotazioni sono abbastanza limitate. La Viola, nel senso, ha fatto quell'esploit prima di Natale con quella vittoria con Monopoli, miracolosa, poi è andata sul velluto contro Cassino. Adesso, obiettivamente, sono curioso di vederli giocare. Le ultime due gare, secondo me, non rispecchiano la Viola che troveremo noi domenica, perché di solito io quando la Viola entra in silenzio stampa ho sempre un po' paura, perché potrebbe vincere un po' anche l'Armani Jeans Milano, quindi già l'ha fatto l'anno scorso con Taranto e Bisceglie, quindi Con sono molto Bisceglie, prima con preoccupato. Bisceglie, sì. Sì, mi Dopo 7 ricordo quella con sconfitte Taranto perché era consecutive. più eclatante, però anche perché Bisceglie non era la Bisceglie di quest'anno, quindi Però ti sicuramente dirò, dobbiamo Bisceglie approcciarci. in quel momento con Coach Marinelli stava volando altissima, non aveva niente di diverso rispetto a quella di quest'anno. Poi è calata strada facendo Sì, molto. Però sì. stava girando tanto anche l'anno scorso, con un roster molto competitivo, c'era Donato Competitivo quello di Vitale. quest'anno, secondo me, però più profondo, più lungo, più esperto. L'anno scorso, comunque, un giocatore come Sira molto particolare, molto condizionante. Invece, quest'anno con Dri, Dip, Enie, Fontana, insomma, Drone in regia, grande Dron, scommessa. sì, stanno Sì. andando molto bene. Poi Gigi Marinelli sta facendo benissimo. Infatti, ancora ad oggi ho grossi dubbi sull'esonero che ha patito l'anno scorso Gigi, però quest'anno con Luciano obiettivamente stanno facendo una grandissima stagione, testimone il fatto che Rubo è rimasta fuori dalla Supercoppa e è andata a Bisceglie, penso con Agrigento, anche se Agrigento forse deve ancora recuperare una partita, credo. Agrigento era già Sì. dentro e si aggregava a Bisceglie, sì. Agrigento è teoricamente campione d'inverno già, sì, è probabilmente anche la squadra forse più forte, forse non nei 10, ma c'ha due o tre elementi che non Secondo c'entrano me nulla la con il lavoro. discriminante, sì, la discriminante è quella grande Chiara Stella, due elementi fuori categoria totalmente, e Ruvo è molto più profonda e l'anno scorso Nardò ci ha dimostrato che comunque nei playoff, giocando ogni due giorni, la profondità del roster fa la differenza. Poi allenati da Ponticello che è molto bravo a utilizzarli tutti e nove, sicuramente nei playoff avranno quel qualcosa in più. Sì, è chiaro che bisognerà competere anche con quelle degli altri gironi e c'è tanta roba anche dalle altre parti, vedi Sì, Roseto, Girone C è molto competitivo, molto le molto due competitivo. Rieti, cioè, una delle due Rim. Rieti ha dei nomi pazzeschi che magari messi insieme sono quelli più forti di tutti, poi devi fare una squadra, devi farla giocare bene, non è mai... Credo, vabbè, poi c'è Finelli, voglio dire, non è che ci sta il Sì, primo che passava davanti al palazzetto. bravo, bravo. Poi hanno preso anche Dercole, credo. Non so se è Hanno preso confermata la anche cosa. Lorenzo Dercole credo debbano firmare. Lorenzo D'Ercole, se non sbaglio, finirà alla Stella Azzurra in A2. Ah, ok. Ho sentito dei Però penso rumors. sia una situazione in evoluzione, dovrebbe andare in A2, però chiaramente Rieti è imprevedibile, lì c'è anche Alessandro Giuliani che noi conosciamo molto bene, insomma. Che giocatore vorresti in più per la tua del Fest Avellino? So che Giovanni, il tuo direttore sportivo, hanno sempre le orecchie modello Star Trek, belle dritte, però è Sì, è dura, è dura. dura adesso andarla a modificare perché comunque devi andare. Stiamo modificando continuamente un roster che fatica a trovare i libri. Appena li trova, dobbiamo modificarlo sia per necessità sia perché magari il mercato offre qualcosa in quel momento. È chiaro che un pre-guardia ci darebbe una grossa mano, ma credo sia anche l'obiettivo, diciamo, della nostra società, però è chiaro, non dipende soltanto dalla società, ma dipende anche da quello che il mercato ti offre ed è un mercato difficile quello della Serie B perché i movimenti quest'anno sono pochi, i giocatori che si spostano ad incastro, basta vedere Krasja si è spostato perché si spostava Kekovic, se no Krasja non si spostava, quindi
in attesa, però al momento più che pensare cosa ci serve dal mercato, ci servono certezze nel campo e punti in classifica, perché non è che se acquistiamo qualcuno ci rifanno rigiocare le partite. Qui siamo focalizzati su questo trittico che abbiamo decisivo, a partire da Reggio, poi Torrenova e poi per finire a Cassino, che tra l'altro si gioca di sabato, quindi saranno molto ravvicinate stile Eurolega. Eh sì, un bel tour de forza. Salvatore, in bocca al lupo per domenica. Ci vedremo quanto prima. Mi raccomando, trattami bene il tuo capo allenatore, perché dovete sapere che Devi lui. fare delle raccomandazioni a Giovanni per me, non a me per No, le ho già fatte a lui di non picchiarti troppo, però insomma, già Giovanni. me lo vedo che va girando per il campo creando porco demonio contro di te, però Ciao. insomma. Quello sempre, sempre, sempre. Il demonio ormai fa parte anche del mio modo di allenare, perché ti entra sotto pelle, ma lui me l'aveva detto appena arrivò. Poi lo prendi come intercalare, tra l'altro è un intercalare che prendo volentieri perché avendo allenato al centro Italia, un po' più su dove è più facile che si dica altro che demonio, quindi preferisco avere questo tipo di intercalare che non offende nessuno ed è politicamente corretto. E poi, insomma, l'educazione a Giovanni non manca, e non lo devo dire io sicuramente, ma ce ne fossero Sì. allenatori educati e con stile come lui, insomma, è scuola di Carlo Recalcati, quindi non è Sì, che è nato sì. ieri, No, quindi no, da direi di questo no, punto di direi vista, di no. scherzi a parte e porco demoni a parte, con bell'intercalare anche pulito, insomma. Esatto. In bocca al lupo per domenica nuovamente. Crepi. E vediamo come Ci andrà. sentiamo. Va benissimo. Porto Reggio a canestro, come Manu Ginobili, Sì. come Ginobili.